Abbiamo mister Pasquale Marino dopo al termine della gara tra Spezia e Empoli. Direi che se questa doveva essere l'amichevole, insomma, che ti dava anche delle risposte su quelli che sono stati i giorni del ritiro, insomma, qualche risposta positiva te l'ha data. Ah, io direi anche più di qualche risposta, perché abbiamo faticato tantissimo i primi 20 minuti e infatti abbiamo preso il gol, abbiamo rischiato qualcosa e poi a poco abbiamo iniziato a giocare anche noi, perché all'inizio ci ha messo in difficoltà l'Empoli e è partito meglio. Poi nel secondo tempo abbiamo gestito bene la gara, abbiamo avuto altre opportunità, qualcosa ogni tanto si rischia, però credo che tutto sommato la squadra ha fatto bene come concetti di gioco, come fraseggio, come possesso e quindi credo che le risposte ci sono state. Sì, è proprio questo si sembra, la squadra tende sempre a provare a giocare, poi quello che è il tuo credo. Sì, però in questo momento chiaramente la lucidità non è al massimo, qualche errore nel palleggio c'è, ma mi sembra normale, mi sembra fisiologico in questa fase. Però col lavoro credo che possiamo solo migliorare e ripeto, poi la squadra ha fatto un buon fraseggio, anche movimenti che cominciano a essere sincronizzati, ecco, quindi questi movimenti che facevano i cambi gioco, insomma, abbiamo cercato di portare il più possibile di quello che abbiamo preparato per questa gara. Per quanto riguarda Okereke, oggi l'hai provato anche da centravanti, ti ha dato risposte positive anche in quel ruolo. Sì, ma già negli allenamenti l'avevamo provato in questo ruolo ed è anche efficace perché attacca bene la profondità, sa venire incontro, per cui e lui può fare tutti e tre i ruoli davanti. Ecco, risposte positive anche da parte del centrocampo perché diciamo Bartolomei si sta inserendo molto bene, Borzoni e Mora hanno messo la fisicità giusta, ma anche lo stesso Bartolomei, quindi un centrocampo fisico ma che ha anche prodotto gioco. Sì, hanno cercato di palleggiare bene, diciamo che affrontare l'Empoli non è mai facile perché è una squadra che del palleggio fa la sua arma migliore, perché giocano bene, giocano in velocità, si muovono e l'hanno dimostrato tutto l'anno, lo scorso campionato, per cui non era facile, soprattutto nella fase di non possesso, quindi diciamo che i centrocampisti sono stati bravi a fare un buon filtro. Ecco, la difesa ti sei, diciamo, appoggiato su quella che è un po' la difesa dell'anno scorso, magari al posto di Lopez c'era Augello, però insomma ti stanno dando risposte positive. Sì, diciamo sì, è che è chiaro, tutti dobbiamo migliorare, però ha tenuto bene la linea difensiva. Ecco. Ecco, ora è il momento magari di fare un po' il punto della situazione anche per il finale di mercato, quindi lo farete con Angelozzi. È normale, mi sembra ovvio che il tempo Tanto non stringe, ci dici niente, quindi. qualcosa normale che dobbiamo fare, manca qualche puntello, per cui ci stiamo adoperando per questo. E certamente non influiscono le partite, magari quella dell'altro giorno, in maniera negativa né questa in maniera positiva. Ecco, sappiamo quello che ci vuole fin dall'inizio, le risposte più o meno sono state quelle che ci aspettavamo, né negativo né positivo, per cui si procede per quello che è stato programmato. Ovviamente quello che c'è da cambiare sarà in base a cercare di migliorare ovviamente determinati ruoli. Sì, sicuramente sì, se c'è da migliorare la società certamente non si tirerà indietro per fare qualche movimento. Tra una settimana si comincia la Coppa Italia. Sì, c'è una partita già che vale qualcosa, nel senso che valgono anche punti oltre che migliorare la condizione fisica. Grazie, mister.